dopo averti proposto tutte le soluzioni per raggiungere il centro di Londra dall'aeroporto di Stansted, ecco tanti utili consigli per raggiungere Londra dall'aeroporto di Luton. L'aeroporto di Luton si trova a circa 56 km dal centro di Londra ed ospita alcune compagnie aeree low cost come la Blue Air, la EasyJet, la Ryanair, la Monarch e via dicendo. Potrai raggiungere il centro città comodamente in treno. Prendi la navetta gratuita, il Luton Airport Express alla Bay 1, fuori dal terminal. Questa navetta ti porterà al Railroad di Luton in 10 minuti. Una volta in stazione potrai scegliere di arrivare a King's Cross Station o a quella di St Pancras, altra stazione centrale con diverse compagnie. Il Thames Link opera un servizio diretto, rapido e frequente tra Londra Centro e la stazione ferroviaria di Luton Airport Parkway. I treni partono ogni 5-10 minuti ed il viaggio dura circa mezz'ora al costo di 12,50 sterline. East Midlands Trains gestisce i collegamenti per tutto l'East Midlands ed il Yorkshire ed ovviamente garantisce i collegamenti tra l'aeroporto di Luton e St Pancras Station in 30 minuti con treni in partenza ogni 5-10 minuti. Il costo del biglietto varia dalle 8 alle 12 sterline. La Virgin invece collega la stazione di Luton a St Pancras Station. Il prezzo va dalle 8 alle 10 sterline ed impiega circa 35 minuti per arrivare a destinazione. L'aeroporto di Luton inoltre è collegato alla città di Londra da diverse linee di autobus. Potrai scegliere il Terravision che a 15 sterline a tratto a 22 andate e ritorno ti porterà alla stazione di Victoria in circa 65 minuti. E poi c'è EasyBus che effettua giornalmente collegamenti dall'aeroporto al centro di Londra. Fermano a Brent Cross, Finchley Road, Baker Street, Oxford Street, Marble Arch e London Victoria Station. Le tariffe per l'acquisto dei biglietti online partono da 2 sterline per una corsa di sola andata e variano in base alle richieste. Ti consiglio di prenotare in anticipo il biglietto per usufruire delle tariffe più convenienti. Potrai in alternativa scegliere gli autobus della National Express che collegano tutto il Regno Unito dalle aree di sosta 5 e 6. Ogni 20 minuti un autobus al prezzo di 15 sterline vi porterà a Victoria Station. La durata del viaggio è di circa 1 ora e 20 minuti. Ovviamente, così come per gli altri aeroporti, ti sconsiglio di prendere il taxi se arrivi da solo. Il prezzo sarà di circa 60 sterline. Il discorso è diverso se arrivi in comitiva perché ovviamente potrai dividere la spesa. A te la scelta. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!